Un processo tutto da rifare, il rischio concreto che la prescrizione tolga ogni possibilità di giustizia per le vittime dell'amianto. Per il caso Eternit bis, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna, inviando gli atti alla Corte d'Appello di Torino. Ancora tempo dunque per l'imputato, l'industriale svizzero Stefan Schmidaini, che in appello aveva già ottenuto una riduzione della pena per omicidio colposo a 1 anno e 8 mesi, mentre in primo grado era stato condannato a 4 anni. Il processo riguarda la morte di Giulio Testore, impiegato nello stabilimento Saca Eternit di Cavagnolo, Torino, e morto nel 2008 per asbestosi dopo un'esposizione all'amianto lunga 27 anni. I giudici avevano preso in considerazione anche il caso di Rita Rondano, morta nel 2012 per un mesotelioma a pochi mesi dalla diagnosi. Una doppia esposizione la sua, viveva a 1 chilometro dallo stabilimento e lavorava nei campi, a loro volta contaminati. Ma la difesa dell'industriale aveva impugnato la prima condanna e in appello aveva dovuto rispondere solo della morte di Testore, con conseguente riduzione della pena. Ora la parola torna ai giudici torinesi, ma la giustizia si allontana, forse per sempre. Questa decisione è inaccettabile. Proseguiremo la nostra battaglia per assicurare giustizia alle vittime dell'amianto.